Coach, una vittoria rotonda per la sua squadra, sì, che consolida la pallacanestro Recanati al vertice di questo campionato regionale. Sì, siamo stati bravi sin dall'inizio della partita a imporre il nostro ritmo. Sapevamo che era una partita molto difficile. All'andata abbiamo sofferto molto contro i ragazzi di Porto Potenza. Fortunatamente abbiamo avuto da subito ottime percentuali al tiro, abbiamo preso vantaggio. Dopo, anche grazie alla nostra buona difesa, abbiamo aumentato il vantaggio e concretizzato la vittoria finale. Credo che la difesa sia uno dei punti di forza di questa squadra. Sì, perché poi abbiamo ragazzi anche atleticamente molto preparati, quindi squadre avversarie fanno fatica a batterci uno contro uno. Poi abbiamo Andrea Pezzotti, che è a due metri, che ogni palla che arriva lì sotto canestro è sua. Anche dalla regionale ce ne sono pochi come lui, e ci dà sicuramente una gran mano. Poi dalla panchina abbiamo anche altri ragazzi che ci hanno una grossa mano, e diciamo che dal punto di vista difensivo siamo molto compatti. Adesso, fino adesso, abbiamo subito una media di circa 50 punti a partita. Dopo, in attacco abbiamo del buon talento, e questo ci permette di avere una posizione importante in campionato. Ecco, dicevamo, siete leader quasi incontrastati di questo campionato regionale, che è un bellissimo campionato. Siamo appena oltre il giro di boa. Una sua previsione per la fine di questo torneo? Ma sicuramente è un campionato che fino adesso la classifica dice gli effettivi valori di questo campionato, cioè delle squadre comprese in questo campionato. Noi siamo primi, poi in questo giro abbiamo dietro Montegranaro e Stamura, che sono le altre squadre molto competitive in questo girone. Poi naturalmente c'è anche Porto Potenza, Aquarius e Quinta, sono ottime squadre. Una previsione, un altro girone altrettanto competitivo. Ci sono, faccio due nomi, Pesaro e Iesi, che sono fortissime. Il campionato è ancora lungo, ci sono ancora più di 10 partite, 10-13 partite da fare, e può succedere di tutto. Da parte nostra cerchiamo, cioè non ci nascondiamo, nel senso che puntiamo ad andare nella fase successiva del campionato, questo è vero, perché abbiamo le possibilità sia in teoria che sulla carta. Però ci sono ancora tante partite, c'è anche Senigallia, un altro girone, c'è Ascoli, mi sembra, c'è ancora tutto da giocare. Poi quando arriva febbraio, marzo, aprile comincia a fare caldo, sia dal punto di vista climatico che dal punto di vista agonistico, quando le partite cominciano ad essere un po' più toste, è ancora lunga. Però sicuramente la strada è buona, come stiamo facendo. In bocca al lupo. Crepi.